Bentrovati a questo primo appuntamento del 2023 con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di un settore che ha avuto nel 2022 una forte crisi, battute dal resto importanti. Parliamo del settore dell'estetica e della stylist. In un momento, in una contingenza così difficile, c'è stato qualche imprenditore che ha deciso di investire sulla propria azienda e di investire sul proprio personale. Ne abbiamo parlato insieme a Dennis Zorzi, Hair Stylist. 2022 ci vede protagonisti dopo due anni di sofferenza, perché comunque il mondo della cosmetica, il mondo della conciatura, logicamente ha visto un po' il fai da te a casa prendere piede tra le nostre clienti. La nostra sfida è stata quella di ripartire con un salone nuovo, di ridarci una possibilità di ricrescere, di reinvestire su se stessi, perché ogni nuova attività, ogni nuova startup diventa logicamente una sfida che si vuole intraprendere ogni giorno sempre di più. Quanto è importante il rapporto con i collaboratori e la loro formazione? Purtroppo, c'è da dire, è un tasto molto dolente, nel senso che la formazione del personale è richiesta. I ragazzi vogliono crescere, vogliono formarsi, e il mondo esterno purtroppo a livello stilistico non offre più tantissima formazione, nemmeno tra i grandi stilisti di fama mondiale. E quello che piace a noi è ricercare, creare di nuovi stili, cercare di non diventare la massa, ma cercare di identificarsi con dei servizi che fanno la differenza, ma che fanno sempre comunque femminilità e che portano al cliente finale un servizio che dura nel tempo. Quali profili ricercate per questo 2023 e che competenze servono? Nel 2023 siamo alla ricerca appunto di una figura che si occupa di estetica, siamo alla ricerca di una figura che non c'è un profilo dettagliato per quanto riguarda il nostro settore. Cerco sempre comunque dei giovani che abbiano voglia di investire la propria crescita professionale, che abbiano voglia di investire in una squadra, in un creare gruppo, perché l'importante è proprio creare gruppo. La difficoltà d'oggi è trovare giovani che abbiano voglia di lavorare in squadra, che abbiano voglia di comunicare tra di loro all'interno di uno staff. La formazione base è quella della scuola. Io consiglio sempre, prima di iniziare una scuola di parrucchieri, invito i genitori, la famiglia, diciamo, di chi sceglie questo tipo di lavoro, ad avvicinarsi a un salone di parrucchieri, viverlo per qualche settimana da osservatore e capire se veramente è il lavoro che fa per loro. Tante volte arrivano qui ragazzi che hanno una formazione molto basica dalle scuole e manca quello che è la comunicazione, manca il relazionarsi con il cliente, manca il relazionarsi con i propri colleghi. Per chi volesse candidarsi o avvicinarsi a questo tipo di lavoro, come si può mettere in contatto con voi? Per candidarsi e entrare nella nostra squadra invitiamo a mandare un curriculum, a presentarsi di persona, così ci conosciamo anche dal vivo, e si cerca di capire appunto se il salone fa per questa persona oppure si può vivere esperienze diverse. Come di consueto, quando andiamo a trovare Dennis Zorzi vogliamo farci dare anche qualche spunto, qualche chicca dedicata alle novità della moda 2023. Ci facciamo dire quelle che saranno le tendenze per questo nuovo anno. Le tendenze 2023: si torna a forme morbide, si torna a forme molto femminili. Io continuo a ribadire che per me la donna deve essere una donna affascinante, naturale, non troppo sofisticata, e la cosa fondamentale è ricercate il colore di capelli che vi piace, ma attenzione a non farvi rovinare il capello. Ci capitano purtroppo tantissime realtà di clienti che vogliono un determinato colore e purtroppo la struttura del capello non sostiene questo tipo di servizio e si arriva ad avere il colore che si vuole ma con un capello danneggiato. Per cui iniziamo il 2023 con la cura e prendendoci cura dei capelli, perché il capitale capello è un capitale da salvare. E ricordiamoci che cute sana, capelli buoni. Come si dice, nuovo anno, nuova vita, nuova routine, affidarsi a una consulente d'immagine può essere il primo passo per dei piccoli grandi cambiamenti. Per questo abbiamo voluto ascoltare per voi una vera professionista del settore, si chiama Valentina, che andiamo ad incontrare, andiamo ad ascoltare per conoscere i suoi segreti. Io sono una consulente d'immagine
E in particolare mi occupo di aiutare le donne, non solo donne, perché tutt'oggi anche gli uomini stanno iniziando a chiedere il mio aiuto, però diciamo che le donne sono il 90%. Le aiuto a migliorare il proprio rapporto con gli abiti, a vedersi meglio allo specchio e a migliorare la propria autostima e soprattutto a capire quali sono i punti di forza e a metterli in luce e a mostrare, diciamo, la loro essenza più vera. Com'è nata la tua idea di fare questa professione, questo lavoro che ti mette in contatto con tante persone, le più disparate? Allora, questo lavoro si può dire che mi ha cercata. Io sono figlia di artigiani, quindi diciamo che sono nata nel mondo degli abiti. Mio papà è modellista e mi ha trasmesso da sempre questa passione, insomma, molto forte. E diciamo che poi ho avuto diverse esperienze nella mia vita, diversi percorsi di studio, come se dentro di me, non lo so, mi sembrasse impossibile di poter fare questo lavoro, anche se fin da piccola guardavo le trasmissioni e mi chiedevo sempre come sarebbe bello riuscire ad aiutare le persone a vedersi meglio e quant'altro. E poi con l'avvento del Covid, per aiutare i miei genitori, ho iniziato, insomma, a dare una mano nella vendita degli abiti e mi sono trovata a contatto con tantissime donne. Mi sono resa conto che volevano qualcosa in più di un semplice consiglio e ho capito che era ciò che mi faceva stare meglio, insomma, che io davo a loro e loro davano a me, e quindi ho deciso di intraprendere il percorso. Che tipo di preparazione bisogna avere, di formazione, per fare il tuo lavoro, Valentina? Allora, non esiste un diploma abilitante ad oggi in Italia. Diciamo che i corsi di formazione sono vari, sono molto importanti. Io ho studiato nelle migliori accademie italiane e tuttora sono in formazione presso una scuola internazionale per diventare esperta in psicologia della moda e dell'immagine, perché credo fortemente nell'unione di interiorità e di immagine, proprio come sostanza più che come apparenza. Io ho ascoltato una tua frase di una tua cliente che diceva: grazie a Valentina io ho cominciato a fare shopping nel mio armadio. Io ho trovato meravigliosa questa frase. Sì. Cosa significa? Allora, fare shopping nel proprio armadio significa che ovviamente io faccio diverse tipologie di consulenze, di percorsi. Con la mia cliente siamo arrivati a fare shopping nel suo armadio, cioè a riuscire a guardare gli abiti con un occhio nuovo, no? Con uno sguardo diverso. E si fa ovviamente quando si ha una consapevolezza del proprio corpo, di chi si è e di cosa si vuole trasmettere, no? Dei propri valori. E quindi diciamo che siamo partite dal suo armadio, abbiamo cercato abbinamenti insoliti, davvero quegli abiti che esprimessero l'autenticità della persona, e quindi è stato davvero come fare shopping, perché gli abiti prendono un senso diverso, sembrano nuovi, quindi è come un fare acquisti, però in realtà non abbiamo comprato nulla, abbiamo riadattato ciò che c'era, abbinato nella maniera corretta, insomma. Ci vuoi dare qualche indicazione su come si possono reperire informazioni su di te, dove ti possiamo trovare e come mettersi in contatto anche per avere una consulenza o anche solo da fare una chiacchierata? Volentieri. Allora, io sono molto attiva sui social, soprattutto ovviamente su Instagram, cioè il mio profilo è Valentina Giuriato, così come lo dico si scrive e come si dice. Valentina Giuriato è il mio profilo, lì trovate un sacco di video, tip utili, consigli di valorizzazione, anche cose molto semplici. E poi c'è il mio sito web, dove si può un po' capire la mia filosofia, insomma il mio pensiero riguardo alla consulenza d'immagine, che è www.valentinagiuriato.com, e quindi lì ci sono tutti i miei contatti, quindi si può contattare tramite mail oppure anche tramite, insomma, telefonicamente. Io offro anche una preconsulenza gratuita per riuscire a capire con la persona davvero quali sono le esigenze, di solito lo faccio sempre, e come posso aiutarla al meglio, perché i miei percorsi sono personalizzati, cioè non faccio mai la stessa cosa con tutti, ecco. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità. E i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio. E gli occhi brillano. Benetti. Le gioie della vita. È
Nel prossimo servizio parleremo di una professione in continua evoluzione, quella dell'optometrista. Ne abbiamo parlato insieme a Claudio Ildeghier, gli abbiamo chiesto che cosa significa essere optometristi e di che cosa si occupano. Il ruolo dell'optometrista è ben preciso, cioè riguarda la qualità della visione, l'equilibrio della visione e come si relaziona l'utente con il resto del mondo. Quindi come funzionano gli occhi e come potrebbero funzionare per far tutto quello che noi vorremmo fare. Oculista e optometrista, professionisti alleati per il benessere visivo. Ne abbiamo parlato insieme a Claudio Ildeghieri. Il medico oculista è la figura chiave, è quella che ci può dare, ci può evidenziare come può essere la salute oculare. Lavorando insieme con l'optometrista si può dare una soluzione, una qualità di visione, un approccio all'esterno che sia il migliore per quel tipo di soggetto. Che tipo di attività svolge l'optometrista e quali problemi può risolvere? Innanzitutto i problemi di equilibrio binoculare. Esistono delle figure che possono verificare e controllare questo, ma l'optometrista è il soggetto più importante, è il ruolo chiave per trovare un bel equilibrio fra la visione, il comfort, la postura e tutto quello che può dare una qualità visiva migliore. Un utente che si avvicina dall'optometrista, che tipo di servizio chiede? Cercano consulenza, cercano professionisti, cercano delle persone che li ascoltino e che diano delle soluzioni. Non cercano sicuramente, come molte volte è interpretato, il prezzo. Il prezzo deve essere l'ultima cosa. Quando c'è un servizio, quando c'è una qualità, quando l'utente finale viene capito e viene risolto, quello è il massimo che possiamo fare noi, ma che si aspetta anche l'utente finale. Per questo 2023, importanti novità per i cittadini veronesi che hanno bisogno di un supporto per il benessere visivo. Ne parliamo assieme a Claudio Ildeghieri. Allora, stiamo parlando di un servizio di analisi visiva fatta a casa. Per chi? Per chi non ha possibilità di muoversi, per chi non ha la possibilità di essere accompagnato, per tutti coloro che per mille motivi non si possono spostare da casa. Allora precludere un servizio a questi tipi di soggetti ci sembrava riduttivo e quindi abbiamo creato questo servizio. L'altro che abbiamo creato sempre per avvicinarsi ai problemi della gente, per venire incontro a tutte le problematiche, è quello di, e questo problema era nato prima di tutto per gli ipovedenti, perché hanno difficoltà nella deambulazione, ha difficoltà nel movimento, e quindi andare a prenderli a casa e dargli tutti quei servizi che possiamo dare e riaccompagnarli a casa, penso che sia per loro un servizio eccezionale, ma anche per noi un qualcosa di estremamente speciale, perché ci rendiamo conto che oltre al nostro lavoro primario possiamo fare qualcosa di buono anche per gli altri. Formazione, ricerca, cultura, condivisione, le parole chiave di un gruppo di optometristi provenienti da tutta Italia, gruppo Visione Indipendente, di cui Claudio Ildeghieri è uno dei fondatori. Ci facciamo raccontare come è nata l'idea di questo gruppo che porta avanti la cultura del benessere visivo. Quello che ho cercato di creare è un team di professionisti, ognuno per le sue competenze, ognuno per il suo settore, ognuno specializzato in qualcosa, che possa dare quel qualcosa in più per risolvere tutti i problemi disponibili che possiamo risolvere. Una professione che necessita di conoscenze tecniche, ma anche di qualità umane. Prima umane e poi tecniche, riuscire a trasmettere, riuscire a capire, riuscire a interpretare quello che, di cui l'utente ha bisogno e trasformare dalle sue esigenze le performance migliori. Abbiamo chiesto a Claudio Ildeghieri di dare un suggerimento a chi volesse avvicinarsi a questa affascinante professione. Se dovessi dare un consiglio a chi vuole avvicinarsi a questa professione è capire che non è l'importante essere dei commercianti, ma è importante metterci il cuore e voler capire che è una professione che è importantissima nell'aiutare gli altri.
Si chiude anche questa prima puntata del 2023. Vi ricordiamo che l'appuntamento si rinnova per la prossima settimana, sempre in compagnia del Lavoro a 360 gradi, per raccontarvi le novità dedicate al mondo del lavoro. Quindi non mancate, perché io vi aspetto.